Presidente, un momento particolare per l'economia, per la comunicazione, per il sistema e l'industria della comunicazione in tutte le sue componenti. Sì, siamo in un anno di grande difficoltà che segue a un altro anno difficile, quello del 2012. È necessaria una cura shock. Dobbiamo inventarci qualcosa che non sia un pannicello caldo e quindi noi proponiamo un credito d'imposta per l'incremento degli investimenti pubblicitari a partire dall'anno prossimo per 3 anni. Lo abbiamo proposto al governo, oggi avremo il ministro Tricalà che ci dirà che cosa il governo pensa e in più dobbiamo fare tutta un'altra serie di azioni che mettano in trasparenza il sistema della pubblicità e che mettano il paese in una condizione di maggiore modernità, come ad esempio lo sviluppo della banda larga. Ecco, a proposito di trasparenza, lei ha puntato l'attenzione sui diritti di negoziazione che sembrano essere ormai un argomento improcrastinabile, cioè bisogna affrontarlo e la vostra proposta è secca. Unilateralmente deciderete di abolirli? No, noi proponiamo ai centri media di riaprire la discussione e di, a fronte della nostra disponibilità a ridiscutere i contratti, di abolirli. Parallelamente noi agiremo in termini legislativi proponendo una legge che li abolisca. Perché l'abolizione, cosa date in cambio? Noi in cambio apriamo, i centri media sono assolutamente nostri collaboratori, noi vogliamo che lo siano ancora di più e quindi che ci sia trasparenza, che non ci sia il sospetto che il centro media agisce secondo logiche che noi non capiamo, che derivano dai diritti di negoziazione che loro ricevono dai mezzi. Per cui noi vogliamo un rapporto pulito, chiaro, trasparente, siamo disposti a remunerarlo. Ecco, la percentuale... Così. Ma ne avevamo discusso, tra il 2,5% e il 3%, questo è quello che ci dicevano i centri media stessi. Io ovviamente non posso impegnarmi per tutte le aziende associate dell'UPA, però questo è l'intendimento della maggioranza dell'UPA. Perché proprio oggi questo argomento diventa così importante? Sta diventando importante perché i diritti di negoziazione stanno aumentando e quindi sta aumentando la distorsione del mercato e lo snaturamento del ruolo dei centri media. Lei proporrà 7 interventi, 7 punti, grosso modo, ce li può riassumere velocemente? Credito d'imposta? 10%, giusto? 10%. Pari a 700 milioni. 700 milioni. Diritti di negoziazione da ridiscutere. Sviluppo della banda larga. Anche qui tornano fuori i famosi, cos'erano? 800 milioni, ma soprattutto... Siamo all'87esimo posto nel mondo per velocità di banda larga e all'ultimo in Europa. Non siamo neanche più un paese del terzo mondo, ma del quarto mondo. Ruolo delle donne nella pubblicità, formazione dei giovani e poi lanceremo UPA Advertising Graffiti, che è il primo canale su YouTube dedicato alla pubblicità e alla storia della pubblicità e del costume in Italia. Quale obiettivo ha questo canale? L'obiettivo di darci la memoria di quello che abbiamo fatto, perché per sapere dove vogliamo andare dobbiamo sempre tenere presente da dove veniamo. Il digitale è diventato il secondo mezzo dopo la televisione, che rimane la regina del media mix delle aziende. Le aziende sono in grado di maneggiarlo come si deve? Stanno imparando, io oggi se le dicessi di sì direi una bugia, stanno imparando, stanno sperimentando, sempre di più dedicando risorse specifiche per questo settore, risorse magari giovani che capiscano meglio la logica dei social network e soprattutto noi ci aspettiamo anche un grande sforzo da parte dell'università che sta sfornando laureati che difficilmente trovano ruoli operativi nel mondo della comunicazione. Questo significherà che gli investimenti dei media tradizionali si riverseranno su quelli digitali in misura superiore rispetto a quanto già succede? No, io penso che questa tendenza continuerà e sarà forse accentuata dallo sviluppo dell'e-commerce, che ancora in Italia è molto piccolo per i motivi che dicevamo prima, perché la banda larga è poco sviluppata, ma che ha un grande potenziale di crescita. Io penso che sull'e-commerce arriveranno risorse aggiuntive, non necessariamente uno spostamento di risorse. Ultima domanda, previsione di chiusura d'anno?
Riteniamo che le previsioni che Assocomunicazione ha fatto siano molto centrate, confermano esattamente quelle che noi abbiamo dai nostri associati, quindi prevediamo un meno 12,5 per come chiusura del 2013. E per il 2014? Beh, se noi chiuderemo il 13 con meno 12,5 vuol dire che avremo recuperato nell'ultima parte dell'anno, e abbiamo visto che l'ultima parte dell'anno di solito si riflette sulla prima dell'anno successivo. Quindi se ci sarà un recupero nell'ultima parte del 13 è probabile che ci sarà anche nella prima parte del 14 e quindi cominceremo a respirare. Lo speriamo tutti. Con il presidente Lupa, Lorenzo Sassoli del Bianchi è tutto per ADV Express TV, Salvatore Sagone.